Allora, quello che si prospettava è accaduto, c'è stato questo passaggio di consegne da Pichigito a Stefano Anziani, finalmente una donna, possiamo dirlo, al vertice dell'associazione. Stefano, proprio a caldissimo, siamo qui al base dopo pochi minuti alla chiusura delle votazioni. Come ti senti? Qual è il messaggio che vorresti mandare a chi ci ascolta, sia alla comunità dei pubblicitari e comunicatori? Questa è la nostra assemblea dei soci, è un momento importantissimo di restituzione del lavoro fatto, che visto tutto insieme ci ha veramente impressionato, e quindi prima di tutto la gioia di essere stata parte di una storia, quella con la presidenza di Vicky, che ha veramente contribuito a rilanciare il club da tutti i punti di vista, dal punto di vista della rilevanza, dal punto di vista delle... anche della partecipazione dei soci. Oggi abbiamo sentito un clima fortemente partecipato e ne abbiamo approfittato per raccontare in maniera corale, insieme a tutto il consiglio che vede alla vicepresidenza Mastro Matteo e importantissimi nuovi ingressi come quello di Picchiotti, Ciappelletti e Poletti, abbiamo raccontato in maniera diffusa il nostro programma, che certamente segue un tratto di continuità ma che anche si sfida per evolvere. Diciamo, i punti chiave del programma. Chiave del programma. Allora, dal punto di vista dei punti chiave vogliamo rinforzare quanto già fatto, per cui molto importante rafforzare le ambasciate locali con l'istituzione di una rappresentanza nel Consiglio, molto importante continuare le attività sui giovani, e qui abbiamo proprio raddoppiato le forze dei consiglieri coinvolti, molto importante continuare a presidiare il tema dell'eccellenza con gli awards, raccontandoli editorialmente e meglio restituendoli sulle piattaforme proprietarie del club. È partecipazione la nostra keyword. Grazie Stefania. Allora, si compie un percorso iniziato sei anni fa. Sì. Hai completamente rivoltato come un calzino. Hai fatto arrivare a tre quarti. Sì, no, è una grandissima soddisfazione, prima di tutto, aver potuto trasmettere a tutti i soci questa eredità importante sulla quale con Stefania e tutto il consiglio abbiamo lavorato in un modo molto attento, molto trasparente, molto intenso. E questo credo che sia stato testimoniato dai risultati che oggi abbiamo condiviso e dalla partecipazione con cui i soci li hanno accolti. Ma la cosa più importante credo che sia, in un paese che spesso ci dà esempi di fratture all'interno delle associazioni, di contrasti, è il messaggio che abbiamo voluto dare di una continuità, in cui io ho sentito il bisogno di lasciare spazio a colleghi che hanno condiviso con me un percorso importante e passare un testimone in modo naturale nella più grande delle armonie a Stefania, che ha condiviso questo periodo fino a oggi e che raccoglie il testimone, portando sicuramente il club verso un futuro che può essere solo in evoluzione. Quindi credo che il messaggio più grosso che dà questa giornata, più importante, è che si può fare bene anche collaborando e non soltanto con frizioni o contrasti. La nostra associazione è molto unita e anche quest'unità è uno dei punti di forza che ci ha permesso di poter fare. Bene, grazie Stefania, grazie Vicky. Al momento è tutto per la DX Prestigio Salvatore.